importantissima, ci tenevamo molto a essere qui a Campobasso, a portare una speranza di ricostruzione di un nuovo Partito Democratico che serve per costruire l'alternativa alle destre che oggi governano il paese. È un partito che deve cambiare tutto, deve cambiare visione, deve cambiare volti, deve cambiare metodo, deve aprire un varco per tante donne e giovani, soprattutto al sud del nostro paese, che non hanno trovato spazio in politica in questi anni. Noi siamo qui per questo, per fare un appello a loro di ricostruire insieme un'alternativa credibile che parli di lotta alla precarietà, lotta al lavoro povero, che lotti anche per affrontare una conversione ecologica che è ormai irrimandabile, e non è facile farla. Bisogna accompagnare lavoratrici e lavoratori ad assumere nuove competenze, bisogna accompagnare le imprese, specialmente quelle piccole e medie, con investimenti seri in tecnologie che possano ridurre l'impatto negativo che abbiamo sul nostro pianeta. E poi c'è la grande questione delle diseguaglianze, che so essere molto sentita qui in Molise, molto sentita in questa città. È quella che, quando ci riconoscono per strada, devono sapere che siamo quelli che faranno le barricate contro ogni ipotesi di ulteriore taglio e privatizzazione della sanità pubblica, universalistica, quella che non guarda il portafoglio prima di decidere se e come devi essere curato. E su questo, se non è bastata la pandemia a questa destra per capire che abbiamo bisogno di investire molte più risorse sulla salute delle persone in questo paese, sul welfare, che non è un costo, è un investimento fondamentale, perché altrimenti il paese non riparte, non si rialza. Quindi siamo qui per ricostruire un'identità chiara, un'identità che oggi non può che essere di una sinistra attenta ai bisogni dell'Italia che fa più fatica, che quella che non arriva neanche alla fine della settimana, non più alla fine del mese. Abbiamo troppo lavoro povero e precario, di questo purtroppo il governo di Giorgia Meloni non parla mai, perché evidentemente a loro sta bene così, a noi no. Onorevole.